Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di True Prime, le principali caratteristiche, vedremo un po' le sue informazioni nel mercato della borsa, nel Bitcoin e tutto ciò che riguarda True Prime. Come potete vedere, già nella prima schermata vediamo, le indicano che True Prime è un Bitcoin che può portare un'abbondanza, una ricchezza per l'industria della crittografia. Perché? Perché True Prime unisce le migliori pratiche della finanza tradizionale e delle criptovalute con una nuova asset class. Si tratta del suo token FF1, un token di punta, un token molto importante. Perché? È un token che si distingue perché riesce a combinare la sicurezza di una moneta stabile e l'offerta limitata di un Bitcoin. FF1 quindi è un posto, è una migliore riserva di valore perché è un posto sicuro per riuscire a mettere da parte delle risorse, soprattutto in tempi non stabili, in tempi delicati. Inoltre, qui possiamo vedere che ci sono molti articoli, come per esempio questo di Boomerang o altri articoli di Forbes che sono stati pubblicati nel 2019 e 2020, quindi sono molto recenti, che trattano tutti della criptovaluta e del Bitcoin in generale. Poi, qui abbiamo la prima informazione è un'informazione riguardante FF1, quindi cos'è? FF1 è un token gestito professionalmente e supportato dalla riserva frazionaria di risorse del settore blockchain. I fondi raccolti tramite l'offerta continua di token FF1 nei mercati pubblici e negli accordi privati vengono attivamente e continuamente investiti in un portafoglio strutturato di criptovalute, i prestiti dell'FI e gli strumenti azionari al fine di mantenere la funzione di riserva di valore desiderata. E qui, quindi questo per ciò che riguarda FF1. Se siete interessati potete cliccare questo rettangolino arancio e potete comprare la criptovaluta. Poi qui abbiamo un piccolo schema che ci illustra come funziona l'FF1 con gli investitori che possono essere pubblici oppure privati. Ciò che è interessante è che ci sono tanti partner negli investimenti, tra cui NGC Ventures, Spice Venture Capital e Babel Finance. Inoltre, perché FF1 è importante, soprattutto anche per gli investitori, perché è un modo migliore per l'HODL nei tempi difficili. Non c'è bisogno di scambiare l'altcoin ogni giorno, FF1 è già supportato da un paniere di asset, da un paniere di asset blockchain scelti da professionisti degli investimenti ed è quindi un rifugio, quindi questo per ciò che riguarda l'HODL. Per quanto riguarda in questa seconda immagine possiamo vedere che l'FF1 è un posto sicuro per gli investitori, un piccolo paradiso, potremmo dire così. E inoltre anche a livello istituzionale c'è un'opportunità di investimento e di ottenere un'esposizione delle attività che ci sono state precedentemente svolte solamente per gli investitori privati. Poi, quindi qui si può iniziare a fare scambi cliccando qui questo rettangolino verde. Poi in basso questa parte tratta di più l'FF1 per gli investitori privati e in questo caso sono anche inclusi gli investitori americani perché qui abbiamo US included. Quindi, come dicevo, è un posto sicuro, e gli strumenti sono fiabili, sono stabili e garantiscono una crescita del coin. Inoltre, esatto, è un posto sicuro, quindi c'è una possibilità di crescita e di guadagnarci. E per quanto riguarda
Per quanto riguarda True Prime, la società è una società di gestione delle risorse crittografiche e dei fintech focalizzata sulla progettazione e gestione di prodotti crittografici di livello istituzionale. Inoltre, ciò che è importante è che è gestito da veterani della finanza e della tecnologia blockchain con sede negli Stati Uniti, ma la squadra, il team, è formato da specialisti da tutte le parti del mondo, a partire dall'Europa occidentale fino all'India. Poi, qui possiamo vedere la situazione di subprime nel mercato. Il prezzo è di 2,20 euro. C'è stata una diminuzione del 7,85%. Per quanto riguarda il posizionamento nel mercato, si trova alla 3.636esima posizione. Inoltre, qui ci sono le principali informazioni da maggio fino a ottobre 2020. E come potete vedere, c'è stata una crescita verso i primi di dicembre e di ottobre, scusatemi, e adesso sta iniziando a diminuire, ma negli ultimi giorni è stato leggermente stabile, ma c'è una leggera diminuzione. Quindi, questo per quanto riguarda le principali informazioni del True Prime FF1 token. Per quanto riguarda quindi, come dicevo, c'è stato il ROI su Prime FF1 token, c'è stata una diminuzione del 13,05%. Il più alto di sempre è stato, il prezzo più alto di sempre è stato del 13,44 euro, e il più basso di sempre è stato di 1,86 euro, registrato il 20 ottobre 2020. Ok, queste erano le principali informazioni. Poi qui possiamo vedere ancora. Ok, qui possiamo vedere ancora le principali informazioni del mercato riguardanti il Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tanti altri mezzi. Esatto, quindi in questo video abbiamo potuto vedere un po' le principali informazioni di True Prime, di cosa si tratta, come funziona, la sua situazione nel mercato attuale, e quindi spero che questo video sia stato utile, e speriamo ugualmente di potervi vedere in un prossimo video. A presto!